Brillati tra, sì. Quindi è vero che lei era un caffone, che era cattivo, che correva dietro la gente, che non voleva nessuno. Che cane, che bel Tre carattere, fisso, tre che fisso. bel carattere. Qui è proprio Allora, se istigazione. effettivamente fosse così, ed è lei che sta facendomi brillare questo aggeggio nero che ho in mano, faccia anche un rumore forte, ovviamente, Che non perché sia che viene giù il tetto solo perché. quello no, certo. Ciao amici, benvenuti sul canale. È stata un'indagine un po' particolare perché, come si diceva all'inizio, Lara in presentazione l'ha detto, non ci sono leggende di nessun tipo Niente. in quel posto se non l'enomea di questo Chiaffredo, che anche il comune di quella località piemontese ha ammesso, cioè addirittura scritto da Davide, ha fatto delle ricerche, che questo Chiaffredo era un po' un fetentone, insomma, era Sì, un insomma, tizio un po' fuori dalle andava, righe. usava le maniere forti, tra Sì. virgolette, per far valere i suoi diritti, forse di padrone, Certo. di proprietà, insomma. Sì. E quindi girava anche col fucile, Eh sembra sì, ne ha abbia... fatto un po' di cotte di crude. Sì. E per quello che riguarda ciò che abbiamo riscontrato all'interno di questo cascinale barra villa, sono state cose, diciamo, tranquille, niente di che, però è giusto segnalarle. Noi abbiamo scritto Sì, tutto ci lì. siamo Ecco, presi gli appunti, ci la cosa siamo... che sicuramente ci ha colpito, anche perché è uno strumento che non portiamo spessissimo con noi, è il rilevatore di temperatura che nello stesso tempo e fa anche la K2 perché rileva i campi elettromagnetici e la temperatura in effetti è andata in altalena, avete visto, nonostante fosse giugno, pieno giugno, però non c'era ancora il caldo che abbiamo insomma subito in Dopo. quest'estate torrida, ecco. Per cui invece la temperatura di questo strumento, che se non quelli che parlano bene dicono si chiama EMF, ecco, andava in altalena e poi andava in altalena in maniera sconsiderata perché si passava da un 25 gradi, che erano i gradi più o meno che sono stati registrati all'interno, cioè all'inizio dell'indagine, per arrivare a 29, che era impossibile perché c'era un No, no, si freschino stava bene quel giorno, si gradevole. stava veramente bene, c'era un leggero venticello, era giugno, era un caldo adeguato per la stagione e i Assolutamente. picchi che aveva raggiunto erano non erano giustificati, No, non erano giustificati, quello le assolutamente pile no. erano nuove, quindi Sì, 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 sì. non faceva scherzi strani a causa di pile scariche o robe simili, perché come insomma, spero tutti i ghost hunter, partiamo con le pile al Ovvio, 100%, perché sennò non ovvio, avrebbe altrimenti senso, non si fa non si fa l'indagine. l'indagine. E altre cose particolari, dei rumori che Sì. avete visto in tutte le indagini che facciamo, il rumorino si sente sempre, quindi non possiamo dare la colpa effettiva a un'entità o a questo o Io quell'altro non ho perché. riscontrato, ma nello stesso video penso, cioè durante la stessa indagine, ho detto non ho sentito nulla di particolare se non i rumoretti che in loco. Ho dichiarato, ho sentito Sì. questo, ho sentito quell'altro, ma giustamente, come diceva Corrado, tutti riconducibili a rumori ambientali effettivi, magari la struttura, gli Sì. uccellini c'erano, abbiamo visto le rondini. Capitava che passasse qualcuno, ve l'abbiamo anche inquadrato perché c'era un sentiero lì nelle vicinanze, per cui niente, niente di così definitivo Eclatante. da dovervi proporre e dichiarare come anomalia. Ecco. Sì. Altro. L'unica cosa veramente interessante è stato il comportamento dell'EMF, MNOPQ, tutto Sì, tutto l'alfabeto, l'alfabeto giù in in cantina. cantina, perché lì ha suonato lì e rilevava Campi campi elettromagnetici. elettromagnetici leggeri, ma li rilevava, non li ha rilevati per tutta la struttura ed eravamo sopra, sotto ed eravamo sottoterra, ha suonato, si è Sì, illuminato e aumentava e addirittura anche la aumentava, temperatura. esatto. Lì è stato veramente strano, infatti Davide se ne è accorto lui anche Sì, perché ce l'aveva in mano lo aveva lui. in mano lui. È rimasto stupito perché effettivamente cioè, non era giustificabile sottoterra. Allora, si potrebbe a volte pensare, ed è capitato che l'abbiamo detto in altre analisi o in altre indagini, che magari sotto una struttura, un fabbricato, una casa, quel che sia, possano passare cavi, possano passare.
ma lì non mi viene da pensare che abbiano fatto lavori. Tra l'altro, in quella casa non c'era un impianto elettrico. No. Assolutamente. Come dire, moderno. Mi pare che moderno. Davide anche si fosse stupito del fatto che questo Chiaffredo, nonostante abbia abitato fino agli anni 90, andasse in giro ancora con le candele, perché non c'era un impianto elettrico adeguato. C'era, a quanto pare, il telefono, però poi il telefono, presumo avesse il telefono esatto. Di conseguenza, la rilevazione del campo elettromagnetico sottoterra è alquanto anomala. Strano, sicuramente anomala. Se vi è piaciuto il video, questo, ma soprattutto quello dell'altro, metteteci un like o un dislike, quello che volete, e iscrivetevi o disiscrivetevi, fate quello che volete, e alla prossima avventura. Ciao! Ciao! Eccoci amici, siamo qui per l'analisi della cascina del Burbero. Questo posto fantastico, immerso nella campagna, non c'è niente attorno, non ci sono altre ville, non ci sono abitazioni, non c'è nulla. È un posto veramente immerso nel nulla, antichissimo, come abbiamo detto risale al 1700, quindi era in atto la rivoluzione francese e questa casa era in costruzione. Da antica villa nobiliare, padronale, con le varie successioni delle famiglie proprietarie si è arrivati poi a trasformarla in cascina con annessa villa padronale. Come abbiamo detto, il Burbero era il figlio della proprietaria della cascina, l'ultimo rimasto all'interno di tutta una serie di fratelli, e le cronache locali ci raccontano che fosse una persona molto, molto particolare, che si scaldava molto facilmente, non sappiamo se perché magari beveva qualcosa di alcolico o se di suo fosse così particolarmente iracondo, diciamo. L'analisi ci ha dato parecchi riscontri, l'RF che avevamo con noi si è illuminato moltissime volte. Una cosa particolare che è successa: si è illuminato nei sotterranei, dove comunque, con tutti i telefoni spenti e con la assoluta impossibilità che ci fossero segnali, disturbi che potessero arrivare da fuori, si è comunque illuminato l'RF più di una volta nel sotterraneo, così come sulle scale e come sempre in tutti i luoghi di passaggio. Questa cosa io la ribadisco, ci capita spessissimo di avere dei riscontri dagli strumenti, sempre sotto le porte, nelle scale, comunque in tutti quei luoghi, in tutti quei posti dove c'è un passaggio. E come diciamo sempre con Francesca e con Lara, probabilmente anche la fine della vita è un passaggio, e quindi a volte c'è qualcuno che può rimanere intrappolato da una parte piuttosto che dall'altra, e quindi in particolare in questi posti di passaggio a volte vengono fuori queste situazioni, e quindi queste presenze che comunque fanno illuminare gli strumenti. E la villa abbastanza, diciamo, in stato di abbandono avanzato, quindi con molte parti pericolanti, non abbiamo potuto esplorare proprio al 100%, però in tutti i posti dove siamo stati abbiamo comunque avuto costantemente un riscontro dietro di noi, un riscontro da parte degli strumenti, come se il Burbero o comunque la mamma che viveva all'interno di quella cascina ci accompagnasse un po' in questa visita. Le sensazioni, per quanto mi riguarda, non sono state sensazioni negative. L'ho vissuto come un luogo abbastanza di pace, nonostante gli strumenti ci abbiano dato comunque dei riscontri. Non ho sentito particolare sofferenza all'interno di questa cascina. Probabilmente un posto che col passare del tempo è andato degradando,
Quindi è rimasta sempre meno gente all'interno fino a quando poi non sono morti, non è morta la mamma, poi probabilmente non è morto anche il burbero ed è rimasta poi completamente abbandonata. Probabilmente appunto all'interno non c'è stata chissà quale sofferenza, c'è stata tanta storia perché comunque quelle mura hanno veramente più di 4 secoli alla fine, quasi 4 secoli, perché comunque, ripeto, sono del 1700, e quindi possono raccontarci veramente tanta, tanta, tanta storia. Detto questo, vi continuo a chiedere di seguire il nostro canale, di mettere like ovviamente a tutti i nostri video, vi faccio un grosso saluto e vi do appuntamento alla prossima indagine. Ciao amici!